chiedono che sia sospesa la decisione di estradizione dall'Italia al Brasile in ottemperanza all'obbligo di cooperazione internazionale. Sono i familiari e l'avvocato di Henrique Pizzolato, cittadino italo-brasiliano, all'epoca dei fatti direttore marketing del Banco do Brasil, condannato in Brasile nel 2012 a 12 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di corruzione, peculato e autoriciclaggio. Pizzolato ha deciso di fuggire in cerca di giustizia per sottrarsi alle condizioni inumane dei penitenziari brasiliani. Il 23 giugno il Consiglio di Stato si pronuncerà. L'avvocato Camilla Ovi. E quindi chiediamo fondamentalmente che il Consiglio di Stato sospenda la procedura per poi annullare il provvedimento ministeriale. Presenteremo anche un'istanza di sospensione perché imponga al governo italiano di sospendere le procedure di estradizione. La moglie Andrea Haas denuncia condizioni disumane nelle carceri brasiliane. La mia richiesta è garantire i diritti umani di Pizzolato. Le condizioni delle carceri brasiliane sono riconosciute terribili da organismi nazionali, internazionali, sovranazionali. Le condizioni sono endemicamente violente. Il caso fa venire alla mente quello di Cesare Battisti. Il fondato timore è che ci sia un legame fra le due vicende, nel senso che la connessione è anche cronologica. Poco tempo fa c'è stata appunto la notizia di un provvedimento che aveva disposto l'espulsione di Battisti dal Brasile e era stata dopo anni rivista sostanzialmente la sua posizione proprio appena dopo la sentenza della Cassazione, prima della decisione del ministro sul caso Pizzolato. Quindi è chiaro che il sospetto ovviamente c'è e poi quello che rimane fondamentalmente come dubbio è il fatto che l'Italia si mostri così collaborativa nei confronti del Brasile quando in realtà insomma una collaborazione reciproca, proprio la vicenda Battisti dimostra che non c'è mai stata.